Ecco, forse non lo ricorderete, ma questo è quel grande cowboy, quel vecchio cowboy che faceva quella vocina. Ah, il vecchietto famoso. Gabby Hayes. Quindi qui c'è in America, vedete, sì, con Nat King Cole. Questo è uno dei più grandi, cantanti che io ho conosciuto, e uno dei più grandi signori, era un signore veramente. Beh, qui siamo, questa è un'altra cosa, eh. Qui mica male, eh. Ok ragazzi, ma si può avere delle... chi è? Chi è? Ammazzalo! Insomma, uno fa quello che può, è vero? Eh beh, ma vedo che... Se tu vieni con me, poi io te le presenterò. Guarda, giovedì io mollo tutto, ce ne andiamo. Dunque, ecco, questo qui è che ha fatto passare l'amico Mancini. È l'ultimo album. Ah, che meraviglia, ecco, che è uscito, d'oro, infatti. Sono una cinquantina di canzoni che ricordano, cioè, il Taioli degli anni verdi, ecco. Ah, che meraviglia. Ah, quindi è una serie. Sì, questo è il primo. Questo è il primo volume dei 50 anni e poi il secondo. Sì, il secondo è uscito adesso. Io però ti devo chiedere un grosso regalo. Io vorrei un disco, no? È per la mia mamma e per. Perché guarda, ti sta guardando davvero, a parte gli scherzi, il nostro Angiolino. Ti sta guardando con commozione. Ti vuole molto bene, Angelino. Se gli porti un disco, sono disposto a tutto, davvero. Con gioia, io ti darò il coso e poi se lo vuoi anche per te. Ma certamente, io poi sono davvero... Dato che c'hai reminiscenze canore. Ma guarda che io sono un tuo fan, non per altro, perché tu hai sempre dimostrato una grande coerenza musicale. E si diceva anche la settimana scorsa con l'amico Togliani, sei tra quelli, e ovviamente noi siamo felicissimi di festeggiare con te 50 anni e te ne auguriamo altri 50, davvero, che mantiene alto l'unico genere di musica che può andare all'estero italiano. Quindi ma guarda che all'estero ascoltano questo genere, questo. Perché il canto italiano è questo, è il nostro canto che è amato, ma non soltanto all'estero, ma da tutti anche gli italiani. Io sto facendo concerti. Chiamiamoli concerti, io chiamo spettacoli, perché concerto è una parola un po' troppo grossa, è vero? Sì, degli spettacoli in giro per l'Italia, e ti assicuro che il pubblico viene numerosissimo in ogni paese dove io vado, da Chianciano a Montecatini a Cosenza. Ah, ma ne sono pienamente convinto e ti Anzi, siamo quest'anno grati. Quest'anno ho promesso agli amici siciliani che porterò un complesso grande, anche a loro, una grande orchestra, e farò un giro in Sicilia. L'amica di Lentini. È pronto dalle immagini fotografiche. Noi abbiamo ancora un documento che credo sia un po' il riassunto della grande emozione che crea Luciano quando canta. È del 1969, il titolo del programma era 30 anni di canzoni, era un tuo recital, un tuo concerto, un tuo spettacolo al Teatro dell'Arte di Milano, ripreso dalla televisione, e ascolteremo Mamma e Balocchi e Profumi. Luciano Taioli, come averlo. Le persone care non muoiono mai, io sono convinto. Certamente. Luciano, con te si potrebbe fare una storia d'Italia e rivedere tutto quello che è successo nei lunghi anni nei quali ci hai accompagnato. Dall'inizio della guerra, ho cominciato nel 1940 ad oggi. E infatti io vorrei, approfittando delle immagini, come sempre grazie anche alle attente ricerche di Tita e Chiara, di Leone Mancini, vorrei vedere metà strada, quando tu eri a metà strada rispetto ad oggi. Vogliamo vedere insieme da questo inserto, poi ti dirò che cos'era. Signore e signori, buonasera. Il nostro mini show di questa sera è dedicato ad uno fra i più popolari cantanti italiani, Luciano Taioli. Taioli sta festeggiando in questi giorni... le nozze d'argento con la canzone. Proprio così, 25 anni di canzoni. Infatti il nostro Taioli debuttò nel 1940 in uno spettacolo per dilettanti. Il successo fu immediato ed insieme a Claudio Villa è diventato l'esponente più importante della canzone all'italiana. Permette? Dato che sta presentando questa biografia così precisa, vorrei aggiungere qualche altro particolare. Sì, però prima io la vorrei pregare di dedicarci uno dei suoi ultimi successi. Scrivimi. Bene. Ecco, lasciamo un attimo le immagini per festeggiare. Era il 1965, 15 minuti con, la bravissima presentatrice era Annabella Cerliani, una delle
attrici più quotate del teatro italiano. Penso che non lo ricordavo io questo. Ecco.